I just want to thank you, everybody, for coming and joining us to our first, to the first edition of our festival. It was a success. We can say that today. It's going to finish tomorrow, but we are really satisfied. And now, today, I'm very honored to introduce Neil Shea. Thank you for coming. And I just want to tell you something. Can you hear me? Because it's too noisy from the back. Mi sentite? Perché credo che ci siano troppi rumori da lì in fondo, per favore, okay. Quindi state zitti e spegnete i cellulari. Vi voglio dare delle informazioni per il momento su di lui, su Neil Shea. Neil Shea è cresciuto a Boston e ha lavorato come guida naturalistica prima di diventare un giornalista e contribuisce al National Geographic e anche professore di giornalismo all'Università di Boston. Ha anche scritto per l'American Scholar, per Foreign Policy, l'Atlantic Monthly e per il Christian Science Monitor. Bellissimo. E anche Inversion Magazine, tra le altre cose. Ha anche lavorato in Africa, nel Medio Oriente, in Asia, in Europa e altrove. Neil Shea è un ex corrispondente dall'Afghanistan per Star and Stripes e del 2006 ha coperto le guerre americane in Iraq e in Afghanistan per il National Geographic, per il Virginia Quarterly Review e The Atlantic. Quello che è veramente interessante che quello che ha scritto ha avuto dei riconoscimenti nazionali e internazionali. Recentemente ha avuto premio d'argento e d'oro del Silver Torrens per i suoi editoriali su Cuba e anche un premio per i giornali ambientalisti, è stato anche finalista dell'International Magazine Award, dell'Overseas Fellows Award e ha anche insegnato in diversi corsi di giornalismo dell'Università di Virginia, della Virginia e del North Carolina. Se volete altri dettagli circa Neil Shea, potete visitare il suo blog neilshea.net, dove troverete molte più informazioni. Vorrei dire pochissime cose adesso, perché so che Neil discuterà e aprirà con voi un dibattito molto interessante e affascinante per quanto riguarda il giornalismo contemporaneo e l'evoluzione del giornalismo nell'era e nella cultura digitale. Sono molto curiosa di ascoltarti, Neil. Vorrei soltanto dargli un feedback. Un feedback di quello che io penso tu ci dirai, ed è una cosa che io ho saputo di te in questi giorni per quanto riguarda questo nuovo tipo di giornalismo che si chiama giornalismo narrativo, che è anche molto interessante per quanto riguarda il modo di lavorare come giornalisti nel futuro. Confrontando i modelli tra l'America e l'Italia, abbiamo capito che a noi manca questo nuovo tipo di giornalismo e che il giornalismo narrativo, cioè quello da lui praticato, è narrativo nella misura in cui non usa soltanto delle strategie narrative, ma scrive storie che io penso, e questa è la mia opinione, c'è una specie di sovrapposizione sulla sfera pubblico-privata e ontologica. Questa è una delle più interessanti caratteristiche stilistiche di questo nuovo giornalismo. Quindi grazie per avermi dato così tanto feedback, ma sono sicura che ne parleremo insieme. Quindi se vuoi puoi cominciare a parlare, Neil. Grazie.
Non funziona il microfono di Neil, glielo volete dire? Grazie. Is this better? Adesso va meglio? Right. Sì, funziona bene. I've been asked to speak mi è stato chiesto di parlare lentamente in modo che la traduzione possa essere più agevolata in Italia. Quindi credo che parlerò lentamente proprio per aiutare la traduzione a colmare il gap tra l'italiano e l'inglese. Mi è stato detto che l'italiano fa molto più uso di parole rispetto all'inglese, che è un buon segno. In inglese dobbiamo lavorare molto con le parole, ma invece in italiano sarà molto più facile. Vorrei ringraziare Anna Rita per avermi invitato qui a parlare con voi e Michela per aver già parlato di questo contrasto e per aver messo insieme tutti questi meravigliosi studenti. È un piacere parlare a voi di giornalismo e avere voi ragazzi che mi parlerete del giornalismo italiano. E Bari è bellissima, ma siete veramente, veramente fortunati a vivere qui. Dove io vivo c'è ancora la neve alta così. Anna Rita mi ha chiesto di parlarvi della mia esperienza come giornalista, cercherò di non annoiarvi troppo e lascerò del tempo per le domande, per un dibattito, su quello che io faccio ma anche su quello che voi fate. Scrivo per il National Geographic Magazine, che probabilmente conoscete, quello in giallo, un vecchio magazine. Io so che nel sottoscala della nostra casa i miei genitori avevano dei National Geographic degli anni 50. Ho scritto anche per molte altre riviste e altri giornali negli Stati Uniti. E quello che faccio, come la professoressa Taronna vi ha detto, abbiamo negli Stati Uniti quello che si chiamiamo giornalismo narrativo ed è questo quello che faccio. Ho cominciato con i giornali, ma adesso io lavoro per periodici. E il giornalismo narrativo, molto molto grosso modo, è un tentativo di raccontare delle storie in maniera più approfondita. Cerchiamo di approfondire di più rispetto ai giornali e prendiamo molte tecniche dalla scrittura, dalla prosa. E quindi cerchiamo di creare dialogo con la gente piuttosto che introdurre un personaggio all'inizio di una storia. Qualcuno di voi non piace Silvio Berlusconi, quindi cerchiamo di fare delle storie più approfondite che ci permettono di conoscere meglio i nostri personaggi. Se ho capito bene, il giornalismo narrativo non è praticato moltissimo qui e a prescindere vi posso dire che a prescindere dal mio curriculum non sono ancora considerato un giornalista professionista in Italia, almeno per gli italiani, nel senso che non appartengono a nessun ordine. Noi non abbiamo un ordine dei giornalisti in America, quindi in Italia non sarei un giornalista. Un paio di notti fa ho cercato di fare una passeggiata qui in città e di solito mi porto un notebook con me. Vedete un italiano, probabilmente lo riconoscete, e non andrei mai senza questo quadernino fuori. Ma poi mi sono spinto fino alla Basilica di San Nicola, vicino alla cattedrale di San Sabino, stava succedendo troppo per me e quindi dovevo prendere degli appunti. Quindi mi sono seduto sui gradini della cattedrale e ho cominciato a scrivere sul mio iPhone. Probabilmente conoscete tutti questa cattedrale, la piccola piazza di fronte
c'erano bambini che giocavano, persone che gridavano dalle finestre. E sembrava, c'erano degli innamorati che litigavano ed era una storia per me. Noi non abbiamo tutto ciò negli Stati Uniti, non viviamo così e tutto era nuovo per me. Voi lo vedete sempre, per voi è normale, ma per me era così nuovo che ho scritto ogni dettaglio di quello che avveniva. E questa è una caratteristica del giornalismo narrativo, cercare di catturare il massimo di quello che vediamo. E sicuramente riempirò uno di questi notebook nei prossimi giorni. Quindi ero intorno a San Sabino, poi sono andato a San Nicola, e passato un posto dove più tardi parlerà San Silvio, e ho preso appunti col mio iPhone anche. E quindi ho scritto un po' dappertutto, ho scritto nella mia testa, ho scritto sul mio quaderno, ho scritto sul mio iPhone. Ecco, e questo è il giornalismo più facile. Quando si va in un posto straniero è facile scrivere delle storie. Se tutti voi veniste in America sarebbe la stessa cosa per voi, cose che per me sono normali, per voi molto strane. E quindi se volete viaggiare e a fare questo tipo di giornalismo, dovete effettivamente, potete fare questo tipo di giornalismo, molto seducente, molto facile, ma è anche molto pericoloso. E perché può essere pericoloso? Sì, io ritorno a casa e dico la storia di quello che ho visto nella città vecchia. Sarebbe drammatico per gli americani, un po' quello che noi pensiamo essere gli stereotipi dell'Italia, persone che parlano con le mani, che gridano. Gli americani potrebbero pensare, ma questi italiani potrebbero andare a letto un po' prima e forse sarebbero come i tedeschi e forse non avrebbero tutti i guai che hanno. Ma se io racconto la storia della mia esperienza in maniera superficiale, sarebbe un quadro molto superficiale di quello che è l'Italia, di quello che è Bari. Quindi questo è uno dei pericoli a cui ci troviamo confrontati in questo tipo di giornalismo sui giornali, sui periodici. Se rimaniamo in superficie, tutto sembra un cliché, rimane un cliché. Quindi dobbiamo essere molto attenti e andare sempre più in profondità e evitare la visione semplicistica della vita, perché se lo facciamo possiamo arrivare alle conclusioni sbagliate. Quindi devo essere attento quando riporto quello che ho visto in Bari, devo stare attento al mio approccio, perché altrimenti può essere pericoloso. Comunque è quello che faccio, quindi giro, prendo un sacco di appunti di solito quando torno da me nel mio appartamento mi sento effettivamente quasi parlare questi quaderni di appunti a me. Molti di voi stanno studiando giornalismo e comunicazione qui all'università, ma io ho studiato antropologia, non ho fatto studi di giornalismo e non mi piaceva scrivere, lo odiavo, non avevo progetti di diventare un giornalista e se avessi saputo quanto avrei dovuto scrivere nell'antropologia, non avrei nemmeno scelto l'antropologia, avrei scelto il calcio. Quindi naturalmente Anna Rita mi ha descritto come una guida naturalistica ed è quello che ho cominciato a fare. L'ho fatto in regioni montagnose e l'ho fatto in zone anche molto povere, dove noi rimanevamo sotto delle tende. Quindi ho pensato
di smettere di fare la guida e usare, diciamo, le skill che avevo acquisito come guida e mettere al servizio del giornalismo, nel senso che avevo sperimentato dei modi di vivere piuttosto difficili e li volevo trasportare nel giornalismo, e l'ho fatto. Dopo aver lavorato in diversi campi, per esempio ho lavorato come carpentiere, ho fatto il fotografo, ho lavorato in un bar e alla fine sono andata in una università per studiare il giornalismo. Questo tipo di facoltà è soltanto di un anno negli Stati Uniti, molto, molto breve. Quindi ho dovuto cercare un'altra occupazione. Beh, naturalmente l'industria dell'editoria negli Stati Uniti sta soffrendo come nel resto del mondo e in Italia. E quando ho cominciato io era l'11 settembre, per così dire, quindi un periodo che a cominciare da quella data è diventato molto difficile. E quindi mi sono anche trasferito e ho lavorato per un giornale in una città che era piena di italiani, dove nessuno mi amava perché non ero italiano, e quindi anche lì ho avuto dei problemi e hanno cominciato comunque a darmi una delle lezioni più importanti del giornalismo, cioè come approcciare la gente, come guadagnare la fiducia della gente e come raccontare delle cose in un modo che non sia un cliché. E per questo all'epoca ero forse un ragazzo piuttosto timido e spaventato e non volevo approcciarmi alle altre persone, quindi forse ho imparato una delle lezioni più difficili del giornalismo. Il mio primo lavoro per un giornale aveva a che fare per l'antropologia, quindi invece di rimanere per un'intera carriera a studiare effettivamente soltanto un aspetto della conoscenza, volevo affrontare altre esperienze. Tutti naturalmente che come me hanno un tempo di attenzione relativamente breve, chiaramente si scocciano di coprire sempre lo stesso soggetto. Quindi questo giornale mi ha portato agli Stati Uniti, di cui mi sono occupato di varie cose, dalla polizia agli incendi, ma dovevo anche scrivere di cose che odiavo, del balletto classico, del football americano, dei chihuahua, cose orribili per me. Naturalmente non puoi scegliere nella maggior parte dei casi e bisogna buttarsi, il che succede specialmente quando si deve cominciare negli Stati Uniti. Quindi talvolta ho veramente odiato il mio lavoro, ma tutto mi insegnava ad approfondire sempre di più come rendere, per esempio, queste storie così diciamo noiose in una cosa molto più attraente. Come potevo interessare delle persone ai chihuahua, delle persone a cui non fregava niente dei chihuahua? Quindi come potevo trovare un modo per dire la stessa cosa in maniera nuova? E questo anche il giornalismo. E quindi questo processo di lavorare per un giornale ti insegna anche come vedere il mondo e quello che succede nel mondo ogni giorno. E per questo per voi sarebbe anche bello a questo punto andare anche voi a Bari Vecchia e dopo aver sentito quello che vi ho detto, forse il vostro modo di descrivere quello che vedrete sarà completamente diverso.
Mi sarebbe piaciuto andare a Bari Vecchia con qualcuno di voi, quindi, perché io ero arrivato là con un'idea specifica lì e forse voi mi avreste potuto informare diversamente. Quindi poi mi sono trovato, se vogliamo, nel posto giusto al momento giusto quando sono entrato al National Geographic, proprio mentre stavo cercando un altro lavoro. E quindi sono stato assunto alla fine, naturalmente ero cresciuto conoscendo questo periodico, ma non avevo idea di come funzionasse. E non appena sono stato assunto, sono stato inviato in altre nazioni lontane, avevo l'opportunità quindi alla fine di andare in questi posti di cui avevo soltanto letto o visto, e quindi ho cominciato a lavorare e mi immaginavo una vita piena di avventure con ostacoli. Quindi ho detto al mio boss, gli ho detto mandami da qualche parte, ma lei mi ha detto sorridendomi ok. Però sono ritornato al mio ufficio e ho dovuto aspettare un anno prima che mi mandassero da qualche parte, ma non era né in Africa né in Asia, era semplicemente nel Tennessee, cioè a due stati di distanza da dove io vivevo. L'unica cosa esotica per me era il calore enorme, a me non piace il caldo, quindi è stata un'esperienza terribile, ma ho cercato di gestirla al meglio possibile. Ho cercato di scrivere delle cose buone. Alzate la mano, quanti di voi hanno cercato di scrivere delle cose gentili su cose che non amano? Noi pensiamo che tutto sia così bello, questo è un pericolo per chi scrive. È molto semplice per noi pensare che il nostro lavoro è così bello e che non vogliamo condividerlo con nessuno. Mi sentivo proprio così quando scrivevo le mie storie sul Tennessee, ma nessuno me le ha mai pubblicate. Mi hanno detto grazie per il suo lavoro, ma là sono rimaste. Ma una delle cose del National Geographic è che dipende moltissimo, l'avete visto, dalle fotografie. Quindi se le fotografie non vanno, non importa se scrivete delle storie meravigliose, se le fotografie vengono messe nella cestino della carta straccia, verrà messo anche il vostro articolo. E quindi ho dovuto aspettare un altro anno prima di andare da qualche altra parte. Quindi rimanevo nel mio ufficio, talvolta scrivevo 2, 3, 4, 5 articoli al giorno, e il National Geographic ne avrebbe pubblicata magari uno all'anno, quindi un processo molto molto lento. Ma poi tutto si è trasformato improvvisamente e alla fine ho avuto un incarico quando si sono resi conto che avevo queste skill rispetto alla natura, e mi hanno mandato nei posti veramente caldi, veramente freddi, non i posti che mi immaginavo, il deserto o il polo nord, che è stato il mio primo incarico. E vi faccio vedere delle clip di fotografie della mia esperienza nel National Geographic e altre storie. Alcune di queste fotografie sono online, alcune non lo sono, quindi se state registrando o fate delle fotografie, ricordatevi che non sono tutte mie. Ne parlerò un pochino e poi ci sarà una pausa e spero che ci saranno delle domande da parte vostra. Questo è l'inizio della mia prima storia, servizio per il National Geographic. Potete vedere tutti bene?
This is cold. Questo è il freddo, non è Bari, this decisamente. Is, the of Bari. È l'opposto di Bari, il contrario. Io sono nell'Antartide canadese, vicino a Baffin Island, ed ero lì per raccontare la storia della primavera nell'Antartide con le grossi mammiferi. Le balene, le foche, e quindi ero veramente al margine del ghiacciaio marino, e questo è quello che di meglio mi è successo. Eravamo lì per vedere come il riscaldamento globale stava cambiando l'Artico. E come questo stava influenzando la comunità marina. Per arrivare qui, e qui è poi sul margine del ghiacciaio, abbiamo dovuto volare per molte ore e poi prendere un mezzo sulla neve per 8 ore per arrivare al margine del ghiacciaio, e di sotto di noi c'era 10.000 piedi di nulla, quindi questa era la nostra situazione. Quindi questo è il primo giorno che sono andato lì, il fotografo mi ha detto mettiti queste cose e salta nell'acqua. E questo è stato il freddo più freddo che abbia mai sentito. E rapidamente abbiamo cominciato a vedere che c'erano delle meravigliose comunità di animali che vivevano lì, che vivono in climi molto diversi dai nostri, perché vivono in climi molto diversi. E questo è un orso polare grosso e affamato che ho incontrato in una dei giorni, un po' a metà del mio viaggio. Le nostre guide avevano questa capacità incredibile di vedere delle cose che noi non vediamo. La mia guida mi ha detto guarda c'è un orso, e io ho guardato ma non vedevo nulla, e ha detto beh andiamo a guardare, e quindi ho fatto queste fotografie. Come giornalisti, quando qualcuno vi dice andiamo a vedere qualcosa, che cosa dite? Si dice sempre sì. Quindi non potevo vedere l'orso, credevo fosse uno scherzo, ma ho comunque detto di sì. E quindi eravamo sulla neve, e abbiamo visto anche una piccola foca, non grossa, direi 150 kg. So this bear is covered with the blood. Quindi questo orso si stava cibando di un sushi di foca. Poi l'orso ci ha notato e ha cominciato ad essere curioso. Stavo facendo delle foto e la mia guida non stava facendo attenzione. Quindi l'orso stava venendo verso di me mentre io facevo delle foto, e la mia guida stava guardando in un'altra direzione, quindi non ha visto quello che stava succedendo, e l'orso avanzava, e ho cominciato a fare queste foto, e si avvicinava sempre di più l'orso, e non ho capito nemmeno quanto era vicino affinché non ho cominciato a vedere questo. E anche allora ho continuato a fare le foto e ho cominciato a sentire questo suono strano che non avevo mai sentito prima. E questo suono è il suono di un orso polare quando cammina nell'acqua. E prima di avere questa esperienza non sapevo nemmeno che esistesse questo suono. E quindi ho avuto questo momento di bellezza. Mi sono detto, oh, merda, questo è un orso polare che sta venendo verso di me. E sembra anche più grosso di quello che mi sembrava prima. Quindi
vedete più o meno la stessa distanza di questa signora in grigio, e quindi io era la prima volta che non sapevo che cosa stava succedendo, e mi sono detto: cavolo, sono fottuto, c'è un orso gigantesco che sta proprio vicino a me, e quindi ho preso la mia per le spalle la mia guida e ho detto: oh guarda, c'è un maledetto orso che viene verso di noi. Lui, con un senso dell'humor, si è rivolto all'orso e ha detto: credo che dovremmo andare via. E quindi ha cominciato, ha avviato il veicolo sulla nave, e quindi ce ne siamo andati. E quindi questa è stata la mia prima esperienza esotica, diciamo, per il National Geographic. E cosa pensate sia successo dopo questa storia? Lo trovate, non è mai stato pubblicato, è in un cassetto da qualche parte. Un'altra storia, questa è una cosa che abbiamo fatto nel Madagascar, nella costa orientale dell'Africa. So che voi siete più bravi in geografia rispetto a noi americani, voi sapete sicuramente dov'è il Madagascar, e noi siamo andati lì per esplorare un'area del Madagascar che è relativamente vergine. Si chiama Sinden Maraha, è una formazione massiccia di roccia che viene erosa, è stata erosa nei secoli, attraverso quelli che vengono chiamati cannibali delle rocce. È così densa, è così difficile come ambiente, nessuno ci vive. I primi ad andarci sono stati i francesi, naturalmente i francesi sono quasi sempre quelli che fanno la cosa per primi, e vedete gli enormi alberi che sono sullo sfondo, tipo dei dinosauri, e poi vedete questi bambini che stanno raccogliendo dei fiori. Vedete quello che si vede dall'alto, e ognuno di queste punte sono più alte dei più alti, probabilmente i più alti edifici qui di Bari. E cercare di muoversi in questa giungla, tutti pensano a New York quando guardano queste, ma cercate di attraversare New York non diciamo camminando, ma diciamo andando, facendo la circumnavigazione di tutti gli edifici. È un po' così qui, e vedete, come potete vedere, non c'è attività umana, nessuno sa che cosa ci sia qui dentro. Vedete, questo è un primo piano, e vedete che stiamo cominciando ad arrampicarci sulle rocce. Questi sono i due ragazzi che sono venuti con noi. Beh, queste rocce sono così acuminate che tagliano le funi e anche le suole delle scarpe, e quindi naturalmente se si cade sono guai, quindi bisogna muoversi molto molto lentamente. Siamo andati, credo, siamo riusciti a percorrere forse un massimo di 5 km, non più di questo, perché ci sono volute intere giornate per arrivare da qualche parte. Vedete un'immagine più in primo piano, vedete quanto acuminate sono le rocce. Questi vengono chiamati coltelli dalle persone locali. Vedete alcune delle cose che ci vivono dentro? Una delle cose che il National Geographic cerca di fare, di solito fa molto bene, non si va in un posto di solito solo per dire: beh, ci siamo stati. Cerchiamo di trovare delle esplorazioni scientifiche in modo da approfondire, per scrivere con l'aiuto di scienziati che hanno già studiato queste cose.
quindi abbiamo portato con noi un esperto di rettili e ogni 5 minuti correva diciamo, nella vegetazione e se ne ritornava indietro con un serpente, su uno serpente. E ha preso un sacco di serpenti, non so che tipo di serpente fosse questo, e una volta lì però lui ha scoperto nuove specie di rettili che non aveva mai studiato prima, quindi siamo stati fortunati quando è successo questo, perché noi c'eravamo. Questa è un'altra cosa che abbiamo visto, una cosa che normalmente non tocchereste nemmeno. Vedete, i colori come questi vogliono dire non mi toccate in natura, ma questi ragazzi, beh, sono state le creature più meravigliose che abbiamo incontrato. Sono dei lemuri, un tipo di lemure, che sono parenti delle scimmie, ma non sono delle scimmie. Come potete vedere, sono un po' come quelli del Muppet Show. Vedete, un po' gli stessi colori di quel famoso orso polare. E proprio queste creature stanno proprio sulle cime delle rocce, avete visto quanto sono acuminate, e vanno da una spira all'altra saltando, e si sono evolute proprio per bypassare la evitare di camminare. Ecco, nel loro DNA il camminare è diventato una cosa stupida, un po' naturalmente sembrano i Muppet, ma sono come l'uomo ragno, si comportano come l'uomo ragno, e quindi saltano e poi vanno a finire, atterrano proprio sulla roccia in cui vogliono arrivare. E quindi questa è stata un'altra esperienza che abbiamo avuto in Madagascar, quelle cose che il National Geographic, lo sapete, fa molto bene, cioè cerca di andare in posti dove nessuno sarebbe andare per raccontare le storie di questi posti. È per questo che la gente vuole il National Geographic, vuole essere accompagnato lungo questa avventura. E questo è il meglio del giornalismo, quando è in grado di raccontarti una vera storia di una cosa che non ha mai avete visto prima, lungo un percorso avventuroso. E questo è la bellezza di questo tipo di giornalismo. Un'altra cosa molto importante è che non importava parlava in inglese o in italiano, ma tutti questi servizi vengono comunque tradotti in tutte le lingue, quindi tutti sono stati nel mondo in grado di vedere questo lemure, e il National Geographic ha successo proprio per questo, perché riesce a raccontare queste storie su 26 edizioni pubblicate in 26 nazioni, compresa anche l'edizione italiana. Quindi è una storia che io ho seguito con uno scienziato italiano, e questa volta in Messico. Vedete una cava al di sotto del deserto messicano, e questi sono cristalli che sono cresciuti per 10.000 anni, vedete, sono più grossi di noi. All'interno della cava, della grotta, ci sono 33-34 gradi, molto umido, molto caldo, quindi gli italiani hanno sviluppato una uniforme da mettere in questa grotta, con anche un pacco di ghiaccio che si tiene sulla schiena, e questo per tenere sotto controllo la temperatura del corpo. Quindi un altro posto meraviglioso che nessuno sapeva esistesse, scoperto fortuitamente da minatori messicani,
Questa cava era nel passato piena di liquidi ed è stato un posto caldo per millenni. Quando i minatori l'hanno scoperta, hanno aperto tutta questa grotta e l'acqua è stata lasciata fluire, e una volta andata l'acqua si sono trovati questi cristalli. Questo è un esperto di cristallografia, un italiano di vicino Roma, che sta prendendo dei campioni di cristalli per studiarli. E vedete qui questo cristallo che è quasi trasparente come il vetro, e sono così perché sono cresciuti senza nessun tipo di intromissioni, diciamo. E questo vi dà un po' l'idea delle dimensioni di questa, e vedete lo scienziato italiano, altri scienziati italiani un po' più in là, e l'abbiamo chiamata, abbiamo cominciato a chiamarle la fortezza di Superman. Quindi vedete, è un posto molto particolare. Una delle interrogativi che non hanno trovato una risposta circa queste grotte è se ne esistano delle altre. Non abbiamo idea, sono state scoperte in maniera molto fortuita da qualcuno che cercava di scavare, quindi chissà quante altre ce ne saranno di simili. Non abbiamo idea, sappiamo pochissimo di questo. Quando sono riuscita ad arrivare in qualche bel posto, lo riconoscete naturalmente, è la Torre di Pisa. E questa è anche una storia di National Geographic. E l'ho fatto con lo stesso fotografo del Madagascar. È una delle rare volte in cui la storia si crea in maniera molto bella. In Madagascar, quando siamo ritornati in America, dovevamo transitare da Parigi, quindi dovevamo fare questo transito per ritornare negli Stati Uniti. E quindi abbiamo cercato di ripulirci un po', quindi mi sono fatto il primo bagno finalmente dopo tanto tempo in un hotel, ma non sapevo effettivamente quello che avevo addosso. Ci sono voluti 2 giorni per ripulirmi di tutto quello che avevo accumulato in Madagascar, ma una volta puliti siamo andati a bere un caffè. E abbiamo detto: ma Parigi è bella, vogliamo ritornarci proprio per scriverci un articolo. Quindi abbiamo cominciato a guardarci intorno per vedere su che cosa scrivere, e nella maggior parte dei casi volevamo naturalmente ritornare a Parigi, quindi volevamo trovare una scusa, e ci guardavamo intorno e abbiamo capito che la maggior parte delle persone sanno che cos'è Parigi, almeno in superficie, ma chissà quanti sanno che cosa c'è sotto Parigi. Per coloro che sono stati a New York e che sono stati nella metropolitana, sanno che effettivamente è una cosa un po' avventurosa, ci sono posti anche maleodoranti, ma comunque al di sotto ci sono ancora esseri umani che lavorano e fanno qualcosa. Abbiamo pensato anche a Parigi, deve essere lo stesso, e ci devono essere anche delle catacombe come ne avete qui in Italia. Quindi alla fine abbiamo convinto il National Geographic a darci l'opportunità di andare a guardare un po' sotto Parigi. Non ho molte immagini, e abbiamo trovato delle cose veramente meravigliose al di sotto della città, perché la Parigi che vediamo in superficie si basa su tutto ciò che c'è sotto. La Parigi in superficie non potrebbe mai esistere senza gli organi interni che ha al suo interno. Questo è un posto
dove avevano addirittura sepolto un fiume. Di solito portavano le imbarcazioni piene di carbone su questo fiume. E questo è quello che di solito si sa. Vedete, come vedete, sono catacombe. Vedete i teschi, i femori. Voi le conoscete, le catacombe parigine? Noi per esempio non le conoscevamo affatto prima. Ci sono 6 milioni di persone sepolte in queste catacombe sotto Parigi, 6 milioni, è un numero stupefacente. Quando si comincia a vedere questo e si parla di questi 6 milioni, beh, è enorme. Diciamo chiaramente il risultato dello sterminio dei tedeschi, degli ebrei. Quindi è l'unico posto sul pianeta dove potete avere un'idea di quello che è successo alla gente durante la Seconda Guerra Mondiale, un'esperienza inattesa, non lo sapevamo, quindi abbiamo cominciato a fare queste connessioni interessanti sulla base di curiosità, pura curiosità, la storia delle catacombe, i francesi essendo francesi, ritornando ai tempi dei romani, avevano scavato dei tunnel nella città e non si ricordavano dove erano questi tunnel. E poi nel 1800 degli edifici sulla superficie hanno cominciato a collassare e si sono andati a finire in queste gallerie, in questi tunnel, una specie di formaggio svizzero, e quindi hanno cominciato a studiare queste gallerie e farne delle mappe, e quindi quello che noi abbiamo sotto Parigi adesso è un labirinto di gallerie che risalgono all'era dei romani. E questo è coinciso anche col tempo in cui i cimiteri parigini erano così pieni, e quindi c'erano già delle preoccupazioni per quanto riguardava le contaminazioni proprio per la presenza dei corpi, dei cadaveri, ed è per questo che noi abbiamo le catacombe a Parigi. È una specie di luogo sacro per i morti. Una storia affascinante che abbiamo, in cui ci siamo imbattuti quasi in maniera fortuita, quindi abbiamo seguito un mistero, e questa è un'altra storia. Ecco, questo è il West americano. Ogni anno abbiamo problemi di incendi nella parte occidentale dell'America, che è così arida, così calda, e vedete qui la traccia di un incendio, vedete paesaggio di incendi, e questo per il riscaldamento globale e anche per la scelta del modo di vivere degli americani. Questo succede ogni anno, e naturalmente gli agricoltori si aspettano che il governo faccia qualcosa e li salvi. Ecco, vedete quanto siamo arrivati vicino all'incendio, abbiamo cercato di scappare quando l'incendio si avvicinava a noi. Non credo che questa storia sia stata inserita nella edizione italiana del National Geographic. Credo che sia interessante sarebbe interessante per gli italiani, almeno loro comunque pensano che non lo sia per gli italiani. Ed ecco, vedete come gli incendi si muovono così velocemente, e la gente a malapena fa in tempo a lasciare le proprie abitazioni. Bella fotografia, non vi piace? Che ne dite? E queste sono le cose che ti possono succedere quando si lavora con gli incendi. E questo, quando lavoravo in Madagascar, sono caduto su quelle rocce e
ho dovuto prendermi 3 giorni in ospedale e quindi la guida mi ha portata all'ospedale, dove un'infermiera che era una ostetrica mi ha fatto sedere su una sedia e ha preso una specie di spazzolino da denti e ha cominciato a strofinare sulla mia ferita. E io stavo quasi piangendo e lei mi ha detto: ma voi americani siete proprio dei bambini. E queste sono delle cose che vi possono succedere quando girate il mondo. Come ho già detto prima, ritorniamo indietro, non voglio che guardate troppo la mia gamba. National Geographic porta queste storie alla gente che probabilmente non avrebbe l'opportunità di viverle, in una maniera che non è così diversa dalla mia camminata in Barivecchia ieri. Ecco, vedete, è così facile, visto che l'incendio è così grosso, è facile catturarlo e scriverne. Non è che c'è bisogno di pensarci molto. Il pericolo di questo tipo di storie è che qualcuno ci possa dire che forse non è il caso di far vedere queste storie, ma queste storie possono essere molto facili, ma possono anche creare delle illusioni. Si tratta di un fenomeno interessante e naturale, però non rappresenta la vita, quindi bisogna stare attenti con questo tipo di giornalismo. Abbiamo una grossa responsabilità, quindi farei una pausa qui e credo che forse sia arrivato il tempo di fare delle domande. Se avete delle domande anche sul personale del National Geographic, non esitate a porle. Qualsiasi domanda. Facciamo una piccola pausa. Nel frattempo voi pensate le domande. Immagino che dopo un racconto, non lo so, così affascinante, qualche domanda ci sarà sicuramente. E se volete o la ponete personalmente oppure utilizzate su Twitter l'hashtag Link Festival. Quindi cancelletto Link Festival tutto attaccato.